fanciulli, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Gabbo e siamo nuovamente sul video di Hearthstone. Vi porto oggi un deck molto molto bello che a mio avviso non è facilissimo da giocare, ma non è neanche così difficile. Lo sto giocando io, quindi va più che bene. Sì, che sono scarso. Va bene, vi lascio il video e buona visione. Allora, vediamo un po' come va questo Renomage. Che è un Barn Renomage. Prima ho fatto Azudrake più Talnos, ho fatto Fireball, era 25 tipo, no 23, sì, ho fatto 24 danni con Fireball, il dardo e la spell, quella che si è congelata, questa qua, la lancia di ghiaccio. Allora, non è un mazzo brutto, è molto, molto divertente. Allora, questa mano qua la tengo. Allora, c'è Taurissian. Taurissian, le Fireball è questo. Posso fare un po' di cose. Questo qua è un sacco bello sempre. Stoppa per un turno l'avversario, non mette delle cose. È interessante. Salve. Io gioco Medivh perché sì. Allora, lui non so cosa possa essere. Io al momento mi tengo sulle mie. Questa è sbroccata. Questa è sbroccata, cioè fai tipo il pilosfera gratis. Io ho sto 4, cosa fa? Allora, posso fare un Time Walk, vedere se lui cosa ha. Allora, lui può fare 2, 4, 6. Lui può fare 6 danni, a meno che non fa spell. 4, 2, 2, sì. Può portarmelo via, però deve giocare una bestia, fare l'Eviscerate, fare queste due. Per lui non è facile. Ah, lo silenzio direttamente, va bene. Ci sta. Preferisco levarmi questo. Oh, fare 15 danni lì in mezzo mi sembra un po' così. Fare 15 danni non... Cioè, siamo abbastanza alti. Cioè, adesso lui mi fa 24 danni, muoio. Però no, non l'avevo. Allora, gioca il Faldorei. Gioca il Faldorei. Faccio Taurissian. È vero che Taurissian muore. Quella peppa. Va bene, lui ha 27. Io sono a 11. Ecco di farmi terra. Qua devo fare vivere. In un certo modo dovrei fare forse Rino Jackson, però. Cioè, mi sembra. Scudo del vento, scudo divino. Va bene. Nel senso che va bene. Allora, io ho. Se io faccio Kazakus, però mi deve uscire una cosa abbastanza bella, se non glielo congelo e va bene così. Sì. Ma allora, io sarei propenso per congelarlo. Dopo potrei fare Jaina o potrei fare questo. Adesso vediamo lui cosa fa, anche perché comunque ho questa, anche ho la Solia che me lo fa costare 0. Va bene. Ok,
vediamo. Io sono sicuro che ho sbagliato questa cosa. Infatti. Però lui non è ancora nulla di strano. Anche Thun. Va bene, facciamo Rino Jackson. Facciamo Ice Block. Facciamo questo. E mi piacerebbe fare questa nel dubbio. Vabbè, uccido, va bene. Va bene. Vabbè, l'Elbot ci sta. L'Elbot, senti, è tempo di fare sta cosa. Tre danni qua. Va bene. Va bene. Ok. Fornisce provocazione a Thun. Vabbè, questa qua è proprio chiamata. Facciamo un danno. Mettiamo un 3-6. Adesso la cosa importante da capire. Io devo pescare Pilosfera per fare Solia. Quello assolutamente. Perfetto. Questo 2-1 doveva andarti male, eh. E faccio anche lui. È incredibile, lo so. Incredibile, lo so. Devo fare funzione fra dei trade, quindi questo con questo, e tra darlo qua sopra, fingandolo, probabilmente, sì. No. Infligge due danni. Va bene. Dovrei fare Pyros? Probabilmente sì. Io dovrei anche fare un'altra cosa. So che pare brutto. Probabilmente andava fatto, nel senso mi porto via quello. Ma al tempo stesso metto un 3-6 con Lifelink. Questo mazzo dà un sacco di soddisfazione. Bello. Thun non mi fa praticamente niente, nel senso che adesso metto un 6-6, cioè, non è un problema. Thun lo porto via, probabilmente sì. Thun lo porto via, probabilmente. Bello questo. Sono 3-3-6, mi sto refullando la vita come pochi. Due danni qua. La mia pirosfera. Questo non è male, perché mal che vada ho un 1-1 o un 5-5, quindi non è male. 4-2. Uno scudo di linea carica. Adesso lo facciamo adesso questo, così io magari ho un 5-5. Dunque io faccio... Ma se faccio Solia... Questo mi costa 0 la pirosfera.
nel legale. Costava zero la pirosfera, no! Che fail, che fail! Devo fare questo e pirosfera, che fail che ho fatto, mamma mia, che fail! Perché costa zero e c'ha ragione. E ha ragione a costare zero, ha ragione. Rende immune un tuo servitore? Va bene, per questo turno, ma va bene. Bello, mi piace un sacco sto mazzo, mi piace davvero tanto. E beh ragazzi, questo era il video di oggi. Come avete visto era un rogue toon molto strano, molto particolare. Io ho fatto delle giocate che potevo fare delle cose diverse. È stata una partita one shot per vedere come funziona il mazzo, come girava. E alle prime battute non sembra male, quindi mi sa che lo porterò molto spesso e volentieri. Vi ringrazio tantissimo per la visione, commentate, spolliciate e condividete se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, seguitemi sui social e ci rivediamo in un prossimo video. Boo! Bella fanciulli!